Benvenuti ad un nuovo appuntamento di La Vita, questo palcoscenico. Questa volta, come vedete qui accanto a me, ho un giovanissimo attore, diciamo pure imprenditore, no? Nel senso che si occupa Sì, di un. Sai perché ti chiami imprenditore? Perché la tua è un'impresa veramente mastodontica. Perché io ti conosco da molto tempo, so che questa tua passione per il teatro non comincia l'altro ieri, cioè non comincia ieri, ma comincia l'altro ieri. Ti conosco piccolino, hai lavorato tantissimo, hai rimesso su un teatro a Massa di Somma dove io ti ho conosciuto e dove veramente hai fatto un lavoro incredibile. ringrazio. Lavoro che poi si perde perché, come ben sappiamo, poi dopo non sempre si è supportati in questa nostra passione. Ma adesso raccontaci come è cominciata la tua passione per il teatro, quando è cominciato, quanti anni avevi, i La tuoi. passione per il teatro inizia all'età di 15 anni, quando una delle compagnie amatoriali del posto mi invita a partecipare a una messa in scena. E da lì subito sento l'esigenza di poter imprimere la mia visione del teatro. Ricordo che il regista dell'epoca era una persona bene o male sui 60 anni di età e che aveva in Eduardo la sua aspirazione completamente teatrale. E dove io avevo una visione nettamente differente, ma non per i testi di Edoardo, ma per il come lo si metteva in scena. La Perché messa in scena, sì. il regista faceva una vera e propria fotocopia di Edoardo. Ho la fotocopia delle cassette solite che Eh si sì, vedono. è giusto. E quindi da lì iniziai poi, l'anno dopo, a formare con i miei migliori amici dei duetti, dei trio, sì, Questo gruppo. questo gruppo che poi negli anni si è trasformato, si è evoluto anche nei nomi. In prima battuta i classici nomi delle compagnie erano Scusate il ritardo, ricomincio da tre, ovviamente ispirandoci ai grandi del Invece adesso teatro. avete scelto un logo Abbiamo, veramente. adesso abbiamo scelto come nome Dreams Factory, che è la fattoria dei sogni. Perché La fattoria dei sogni. Più di così. sì, ci si rende conto che man mano che si cresce, le difficoltà aumentano per mantenere i propri sogni chiusi in quel cassetto, E e poi quindi proprio come nelle fattorie, nei campi, bisogna lavorarci sì, sodo sodo, sodo, per sodo, avere sodo. dei risultati. Sì, e quindi ad oggi abbiamo questa compagnia che diciamo abbraccia un po' tutte le fasce d'età. Sono ragazzi che lavorano con noi dai 18, passando per i 30, fino magari a delle persone che hanno un po' più di esperienza e che viaggiano dai 60 anni in poi. I testi li Allora, scegliete insieme no, oppure per tu quanto riguarda decidi? i testi, Sei io anche capocomico di sì, questo. sono anche capocomico, anche se cerco comunque di parlarne con tutta la compagnia, poi è ovvio che la decisione, diciamo, ultima spetta a La solita democrazia che poi dice me. sì, ognuno dica la sua, tanto decido io. No, Benissimo. perché comunque penso che il regista, il capocomico che sia, abbia comunque un'ottica sempre più complementare rispetto agli altri. Ed è per questo che poi penso che la scelta debba ricadere su un'unica persona. Per quanto riguarda i testi, ritornando ad Edoardo, io ad oggi che ho 36 anni, ancora non ho messo in scena nessun testo di Edoardo, perché vado un po' in controtendenza con quello che si dice. Cioè, tante compagnie amatoriali Cominciano, diciamo cominciano le. e dicono che fare Eduardo sia molto semplice. Io che forse l'ho studiato in Assolutamente maniera no, differente, assolutamente no, ti do ragione, non ti do credo ragione, ti do che ragione. sia facilissimo mettere in Hanno scena visto Eduardo, troppe cassette. specialmente se lo si vuole mettere in scena dando una propria, dando una firma, dando una visione a quel testo di Eduardo, perché poi Eduardo ci ha lasciato dei testi magnifici, ma Meraviglioso, sì. in qualsiasi testo di Eduardo si può tirare fuori quello che si vuole, perché sono testi che parlano veramente di tanto e di E troppo. poi veri, io trovo che rispecchino Sì. tanta verità, anche nell'assurdità di certe situazioni Sì. ci danno tanta, tanta verità.
Progetti? Progetti, adesso stiamo continuando con una replica di uno spettacolo che ho scritto io. Ah, bene, sei anche autore, quindi ogni tanto. Sì, anche se la passione per la scrittura mi nasce in un secondo momento per il teatro, perché prima scrivevo solamente dei racconti brevi. E poi da quando ho attraversato la mia parte critica, personale, se diventare un attore professionista o rimanere nell'amatoriale, è da lì che, è scoppiata la scintilla anche nella scrittura. E come difatti il testo che stiamo replicando parla di uno spaccato della mia vita, così come anche dei testi futuri che già ho pronti e che parlano Bene, sempre bene. delle E allora cose. io spero di rivederci e per questa volta da Per Sempre News è tutto. Un bacio. Grazie.